10 magnifici eroi. 10 fantastici eroi che nessuno mai li fermerà. Serie coreana dal titolo originale Outsider, prodotta nel 1976, è in realtà un insieme di 10 storie divise in 3 parti per ogni eroe, quindi circa 30 episodi che poi da noi sono stati trasmessi a partire dal 1983. Che caratteristica ha questa serie strana già per come è composta? Praticamente già allora era normale che moltissimi animatori di altre serie televisive giapponesi fossero coreani. Ancora oggi questa pratica è piuttosto diffusa, spesso gli studi coreani sono appaltati perché costano di meno, è semplicemente questo. Ma in Corea quei cartoni a cui lavoravano, per tutta una serie di leggi, non potevano essere trasmessi sul loro territorio. E allora decisero di farseli da sé, violando qualsiasi legge concepibile e possibile del copyright. Infatti basta limitarci a guardare la sigla, che fra l'altro cambiava da episodio a episodio. Assolutamente follia pure questo, sigla peraltro realizzata dai fratelli Balestra, anche molto bella. Tra le galassie e spazi blu, 10 amici nuovi hai tu. Comunque non è difficile scorgere tra questi disegni e queste animazioni tutta una serie di riferimenti ad altre serie giapponesi palesemente copiate, come i Gatchaman, Astro Robot, Mazinga, Kyashan, Vanguard. Una follia, ragazzi, una follia, è una cosa che quando si vede uno non ci crede, perché sembra, avete presente come quando girano le immagini dei quelli che c'è scritto Avengers e poi c'è Superman o Batman o Spider-Man, oppure Spider-Man è scritto Spider-Man, insomma di questa roba ce n'è un'infinità e normalmente ridiamo, e fra l'altro normalmente si limiterebbe a un mercato non ufficiale, quindi girano magari nei mercatini dell'usato, in qualche modo arrivano di importazione, ma mai nei negozi ufficiali di giocattoli canonici. Ecco, questa serie andava in effetti in televisione, ed è andata in televisione in Italia. Ci pensate, è andata in televisione in Italia e non so in effetti in quanti altri paesi possa essere stata trasmessa. Una follia. Fra l'altro non c'è neanche molta chiarezza su come sono stati rimontati gli episodi, su cosa sia stato scartato. È un mix completamente impazzito da tutte le parti. Trasmesso chiaramente sulle reti private, perché questa roba non è mai arrivata a raggiungere Rai o Mediaset, Fininvest, che sia. Moltissime regioni in realtà non hanno mai visto trasmessa questa serie.